Grazie e grazie per aver organizzato un'occasione come questa per mettere insieme il mondo accademico e diciamo, il terreno dei ricercatori locali che in modi diversi, con vie diverse, possono contribuire a sondare aree che altrimenti rischierebbero di restare scoperte. In questo caso tenterò di dirvi qualcosa su alcune novità sull'epoca longobarda bellunese, sia giocando sulla toponomastica, ma nel tentativo di dare un'occhiata a una toponomastica diciamo dinamica, in divenire. I Longobardi arrivano nel 568, prima trovano un certo tipo di realtà, poi c'è la grande braccio di ferro con i bizantini, poi loro stessi passano da ariani a cattolici. Insomma, c'è una serie di modifiche che cambiano, come vedrete, anche la toponomastica. E le persistenze onomastiche sono un tentativo di andare a ritroso per capire sull'analisi dei pochi documenti che si riescono a trovare. I documenti di età longobarda a Belluno non ce ne sono, né in ambito ecclesiastico né in ambito civile, però rileggendo non solo la Historia Longobardorum, ma tutta una serie di documenti medievali e anche tardo medievali, si scopre che, se si leggono, se si usano i reagenti giusti, che ci sono almeno una quindicina di famiglie nobili bellunesi, alcune delle quali ancora esistenti, che nel 1100, 1200, 1300, 1400, in certi casi fino al 1006, si danno in famiglia di padre in di nonno in nipote una serie di nomi che ce ne sono di così rari e così strambi che hanno una ragione d'essere solo se esiste la catena, se si presuppone la catena onomastica familiare che ci riporta agli anni del VI, VII, VIII secolo. Quindi, insomma, sono due tentativi di lettura, una con la toponomastica, con le regole che ha, e una con l'onomastica, che dagli studi di Mitterauer in poi si è capito che prima che arrivasse la grande decisione europea del 1100 circa di dare i nomi cristiani, prima le popolazioni germaniche avevano altri modi di confezionare e darsi dei nomi, e molti di questi nomi li incontreremo in questa mezz'oretta di cui ci diremo qualcosa. Per le emergenze longobarde, come sanno meglio di me gli archeologi, esiste ancora, per fortuna, una serie di studi archeologici, di scavi archeologici che si fanno ancora a Belluno. Gli ultimi più recenti sono 15 anni fa gli scavi sotto l'attuale Museo Civico Palazzo Fulcis, che non era mai più stato ristrutturato dal 1500 in poi, e nel grande cortile è venuto fuori, siamo proprio a fianco della chiesa di Santo Stefano, che era l'area cimiteriale romana, si è capito che quando arrivano i Longobardi, a fianco del museo del cimitero romano classico, si ritagliano uno spazio in cui ci sarà il cimitero longobardo dopo la conquista di Belluno, e lì sono venute fuori due tombe, come dicevamo prima a pranzo, una maschile e una femminile con un ricco corredo e una ventina di tombe invece assolutamente senza corredo, ma ci raccontano quindi anche di una scala gerarchica in cui c'era qualcuno che contava, ma c'era anche una popolazione articolata e che conviveva anche post mortem con gli arimanni o con i capi di quel gruppo di persone. Ancora più recente, quest'estate, gli scavi a San Donato di Lamon, che, come sapete, Lamon è stata per anni uno dei capisaldi, parlo di metà del Novecento, dell'ipotesi ormai abbastanza abbandonata che la Claudia Augusta Altinate passasse per Feltre e poi si inerpicasse, dopo essere passata impossibilmente per Paraderadego, si inerpicasse fino a Lamon per arrivare nel Trentino da quella parte. Lì sono state trovate cose romane anche a Lamon, in quello stesso posto dove hanno fatto gli scavi quest'anno, ma non dopo la metà del primo secolo d.C. Quindi è stata una strada o un percorso romano fino a quel momento, dopodiché si aprono strade ben più ampie, la strada del Cadore, quella per intendersi Monte Croce Comelico, dove hanno trovato adesso 10-5 anni fa la base di questo grande piccolo castrum tardo antico. Quindi arriva ad esserci questa strada che a un certo punto, con la fine dell'impero romano, diventa non più sicura, non più percorribile. I Longobardi si riaprono una viabilità più antica e precedente, che ritrovano, riscoprono e riutilizzano, e appunto a San Donato di Lamon è stata trovata una serie di sepolture, anche in questo caso molto stranamente tutte femminili, scavo diretto da Paolo Forlin del Dipartimento di Storia, Civiltà e Cultura dell'Università di Bologna, che comunque ci dice che Lamon ha avuto questo utilizzo in età proto-imperiale e poi di nuovo in età longobarda. Quindi ci racconta qualcosa sulla tempistica di utilizzo delle varie vie
che attraversavano la provincia di Belluno per andare verso Trento e verso le Germanie dell'epoca, Vindelicia, Noricum e quant'altro. Si può fare anche archeologia dell'archeologia, o bisogna fare archeologia dell'archeologia, come fanno quelli che studiano egittologia. Esistono delle grandi, bellissime raccolte di oggetti raccolti nel 700, nell'800, dimenticandosi di segnare dove ho trovato i vari pezzi. Per il mondo anche solo bellunese dei Longobardi, come forse sapete, c'è un tesoretto, per esempio, straordinario che è al British Museum, che viene da Belluno molto genericamente, ma non si sa se era di Zumelle, se era di qualsiasi delle altre realtà, in cui c'è ovviamente una croce aurea, c'è una manina per grattarsi, c'è una serie di oggetti d'oro particolarmente interessanti. Ma di questi sarebbe interessante scoprire, andare, mandare qualcuno, qualche ottocentista, nel senso del 1800, che vada al British a vedere chi è che ha donato quegli oggetti, andare a fare la storia di quella famiglia, andare a vedere chi e dove e quando era in Veneto a comprare cose di quell'epoca. Mentre per le due grandi patere, quella di Artengo e di Castelvinte, come sapete, lì sono già state fatte e ci sono ampi studi, perché una è depositata a Parigi, l'altra è depositata a Venezia. Quindi di quelle oggi non parliamo. Però appunto questo era per dire, per la storia di un territorio micro, come io parlerò solo della provincia di Belluno, molto limitato, che ha avuto presenze letterarie, storiche, documentali estremamente limitate, ovviamente non può bastare l'archeologia, non basta la storia in senso, la storia tout court, quella che si fa con i documenti, e quindi bisogna cercare, sono anni che stiamo cercando anche con altri scandagli, con altre metodologie. Una è le ovvie tracce letterarie, ma anche qua possiamo andare via abbastanza veloci. Paolo Diacono cita Belluno una volta sola come città di nascita di Billo, il padre del duca Pemmo e nonno dei due re Ratchis e Astolfo, e è venuta fuori invece, e ho pubblicato 15 anni fa, la Historia de Castel d'Art, che è un testo assolutamente, molto interessantemente stratificato, perché ha una base del IX secolo, riscritta nell'XI, riscritta nel 400, e poi compare nella storia di Pironi del 1607, ma con elementi che, sia per le rime interne, sia per i materiali che racconta, proprio anche il tipo di armi, il tipo di forma dei castelli, la struttura dei castelli, racconta storie che sono molto più antiche del 400 o del 700, e soprattutto c'è una memoria onomastica che anche questa non si giustifica se non con una tradizione orale, nel senso di epica, quindi è esistita un'epica dei Longobardi di quest'area, cenedese, bellunese, in cui tutta la storia di Zumelle è sulla guerra amorosa, così come viene raccontata in età di Amor Cortese, quindi nella riversione, nella riscrittura del 1100-1102 tra Murcimiro di Zumelle, e Murcimiro è un toponimo, un nome che può essere solo per la fonetica germanica o dei Vandali o dei Goti, qua i Vandali non sono mai passati, quindi è comunque un nome ostrogoto, caso interessante perché non ce ne sono molti altri di documentati, c'è un Pievano di Limana nel 1100 che ha un nome ostrogoto. E la donna di cui si innamora è una che Piloni la chiama Atleta, che non sembra un nome molto né romantico né antico, ovviamente invece immaginiamoci l'H in mezzo, Atleta, che è una variante di Adelaide, e non per niente loro due avranno come figlio Adelardo, quindi con metà del radicale della madre e un terzo radicale che non apparteneva né al padre né alla madre, che è una delle tipiche modalità, come vedremo, di composizione degli onomastici longobardi e di parte del mondo germanico. E è già citato anche all'interno un altro personaggio longobardo che si chiama Radichi, nel senso che è una delle varianti di Ratchis. Ancora più interessante la struttura sociale che racconta: è alla morte di Murcimiro, non è che un ente superiore, il feudatario, il re, l'imperatore, nomina il nuovo castellano di Zumelle, c'è l'assemblea dei suoi pari, cioè l'assemblea degli Arimanni, quindi strutture giuridiche assolutamente longobarde, non franche. I franchi arrivano con il feudalesimo sostanzialmente, e in questo caso c'è un racconto che ci racconta ancora della Valbelluna in area bellunese cenedese, in cui sono ancora vigenti le normative precedenti dell'età longobarda, e qui si riuniscono i pari e tra di loro eleggono quello che sarà il nuovo signore, quindi una storia prefeudale. Ci sono le questioni anche queste tipiche di chi sa un po' di storia longobarda, dell'adozione del figlio del nemico sconfitto.
succederà a molti dei figli dei ducati longobardi sconfitti dai franchi, e anche in questo caso cioè, il figlio di Adelardo, l'Adelardo figlio di Murcimiro di Atleta, viene adottato dal conte di Belluno o poi dal conte di Feltre. Non c'è nessun ruolo né per il clero né per le donne, quindi qua è una cartina al tornasole che ci dice che la storia viene congelata, viene fissata prima dell'amore cortese, prima comunque dell'anno 1000. Quindi questa è una traccia letteraria comunque molto stratificata, quindi in cui si fa fatica a riconoscere più di tanto, tanto più di quello che vi ho detto finora. Tracce documentarie, vi dicevo, la cosa divertente è che la serie vescovile bellunese, come vedevo adesso nella sala d'ingresso dove siamo passati prima, serie vescovile bellunese è lacunosa, come succede a molti episcopati, soprattutto quelli minori, nel nord Italia. Ed è lacunosa, come ironizzavamo, non tanto perché un qualche cancelliere ha versato il caffè sul librone con i nomi dei vescovi e abbiamo perso i vescovi del VI, VII, VIII secolo, non tutti, alcuni. Le diocesi che hanno la serie lacunosa, mentre nelle grandi città comunque arrivano gli ostrogoti oppure poi arrivano i longobardi che sono ariani e se di solito occupano loro la cattedrale vera, ma i cattolici hanno la possibilità, anche numericamente sono sufficientemente tanti agguerriti, che ci sono città che hanno le due cattedrali dei due culti fianco a fianco o comunque compresenti. In posti piccoli a Belluno arrivano prima gli ostrogoti e poi i longobardi ariani, occupano tranquillamente la cattedrale, i vescovi cattolici sono buttati fuori. Non possono neanche risiedere in città, come in molte altre città del Triveneto e del nord Italia. Non so nulla, quindi non dico nulla di Spoleto o di Benevento o di Salerno. E comunque quassù i vescovi cattolici esistono, ma devono vivere fuori della città, non possono entrare e se muoiono devono essere sepolti fuori città. La serie vescovile, dicevo, comunque è interessante perché anche in età longobarda mostra alcuni nomi che sono inequivocabili. Il vescovo citato nel 606 si chiama Alboino, ci dice qualcosa. 630 Arimberto, 640 e una seconda citazione nel 49 Alteprando, 725 Reginaldo, 781 Airoldo. Quindi sono tutti nomi che, secondo la catalogazione della Francovici Onesti, sono tutti nomi longobardi, quindi comunque, soprattutto quelli dal 700 in poi, quindi dalla regina Teodolinda che convince il marito a diventare tutti cattolici, da quel momento la serie vescovile è normale. Ci sono casi isolati in cui abbiamo un nome che si è salvato ed è longobardo e invece abbiamo appunto delle ampie lacune. Per intendersi, la tradizione longobarda sicuramente, quindi vuol dire il radicamento etnico nella elite bellunese di famiglie che erano arrivate con i longobardi, che poi si mescoleranno con i franchi che arrivano dopo, con la casa sassone, con tutti quelli che governeranno Belluno anche nel resto dell'alto medioevo. C'è un vescovo Teodaldo, nome ancora longobardo, nell'853. Nel 1027 c'è un albuiniano, che anche qua hai un Alboino latinizzato, quindi però comunque con una famiglia, con un personaggio che era sicuramente di origini longobarde. E ancora un altro, Alteprando, ancora nel 1130-39, con il classico ritardo periferico nell'adozione del nuovo sistema onomastico, quello che dicevo prima del Mitterauer. E ci sono tracce storico-giuridiche altrettanto stupefacenti o divertenti. C'è un documento del 1010 in cui c'è un personaggio, c'è un atto in cui uno dei due contraenti dice: io seguo la Lex Romanorum e io seguo la Lex Langobardorum. E quindi il notaio deve fare un atto che comunque li tiene insieme tutti e due. 1085, scusate, citato dal Verci, codice ziliniano, quindi lo conoscete meglio di me, ma è un atto in cui uno dei contraenti è feltrino. Addirittura hai tre contraenti, uno che segue la Lex Romana, uno la Lex Salica e uno la Lex Langobarda. Anno c'è ancora 1100, quindi a Belluno ancora nel 1100, c'è un atto pubblico a Belluno redatto attenendosi strutturalmente al diritto romano, ma in cui i contraenti dichiarano di seguire l'ex Salica e l'ex Langobardorum. Quindi abbiamo ancora una serie di, come dire, un'articolazione, una stratificazione etnica che nelle città di quest'area è ancora complessa ed è ancora identitaria. Cioè chi era longobardo sa ancora di essere longobardo tre secoli dopo, quattro secoli dopo. Sull'insediamento, due o tre battute su, dicevo, la toponomastica in senso diacronico, perché una cosa è fissarla, quando un nome viene dato in quel momento,
però c'era un prima e come vedremo c'è un dopo, perché c'è una lunga, nei due secoli e oltre, di presenza longobarda in cui ci sarà una tensione tra longobardi e latini e poi anche in parallela tra longobardi e bizantini. E latini e bizantini non sempre vanno, sono da sovrapporsi nel senso. Quello che si è accennato stamattina, e non c'era il tempo ovviamente per andare nel dettaglio, anche solo dei due toponimi più famosi, quelli più studiati, la Farra e la Sala, delle presenze longobarde. La loro posizione è stata immaginata, è stata studiata, è stata raccontata anche oggi per cerco il posto elevato, cerco il posto di controllo, cerco il posto e la piazza nel luogo in cui c'è una strada principale o c'è comunque una via d'accesso o peggio c'è un incrocio, c'è un luogo che va presidiato, che sia difendibile ma che aiuti gli occupanti, i nuovi arrivati longobardi, a presidiare e controllare il traffico, in questo caso su una direttrice particolarmente strategica. Però ci sono elementi che ci fanno dire che in certi casi il posizionamento non è solo per necessità difensiva di controllo territoriale, ma anche di contrapposizione etnico-confessionale. Etnico nel senso che ci sono, i longobardi sono germani e stanno occupando un territorio che è ancora in stragrande maggioranza maggioritario latino, e dall'altro confessionale avevamo appunto la tensione ariani e cattolici. E ovviamente all'interno della secolare tensione confessionale, che fin dai Costantinidi in poi, quindi ancora in età tardo imperiale e poi in età ostrogota e ovviamente in età longobarda, come vi dicevo, fa vedere la tensione tra vescovi cattolici e vescovi latini, che nelle grandi città erano in parallelo, nelle città piccole ha visto l'espulsione e la sepoltura extramenia dei vescovi cattolici. È solo 15-20 anni che a Belluno stiamo cercando di identificare una per una le sepolture documentali o soprattutto archeologiche o architettoniche dei vescovi cattolici sepolti extramenia. E ci sono almeno 4-5 casi chiarissimi. Bolago, paesino nella parte nord sempre del comune di Belluno, dove hai di fronte, su due colli vicinissimi, una è la chiesetta di Valdenere, distrutta in età napoleonica, ma in cui, da cui veniva la lastra, un frammento di una lastra tombale di un vescovo Felice, che è omonimo di quello citato anche da Venanzio Fortunato, ma comunque un vescovo dell'età dell'arrivo dei Longobardi. A fianco i Longobardi fanno un'altra chiesetta, invece dedicata ai santi Faustino e Giovita, culto longobardo bresciano, che evidentemente per parentele tra le elite longobardi bellunesi e bresciane, in questo momento, in quel posto c'era un luogo di culto identitario dei latini cattolici e i longobardi, germani, ariani, gli affiancano un'altra chiesa in modo che i due culti, come dire, si controllino a vicenda, o che i longobardi possano controllare e fare questo piccolo braccio di ferro ideologico con gli altri. Lo stesso a San Michele, a Col del Vin, Col del Vin è ovviamente un colle di un certo tipo, vicino a Bess, insomma, siamo tra Belluno e Sedico, a metà tra Belluno e Sedico, e a Col del Vin c'è la chiesetta di San Michele, il paesino a fianco, Carmegno, il nome latino da Carminius ovviamente, con l'ipocoristico, cioè c'è solo proprio il nome Carminius, che diventa Carmench in bellunese arcaico e rustico, in cui è sepolto, secondo le cronache, un Sant Omininus con l'H davanti, che non è in nessun martirologio, che non esiste come santo, ha un suo senso solo se ovviamente il culto esiste e resiste solo fino al Concilio di Trento, poi viene assorbito e diventa Santo Antonio da Padova, perché era ovviamente un po' più vincente, un po' più famoso. Risultato finale, il Santo Omininus è uno di quei casi in cui, quando hai un nome così raro e che non è un santo, non è un santo riconosciuto, è un vescovo locale. Quando avevi questi vescovi che, tanto più in questo caso, sepolto esattamente al confine extra pomerium municipale. Il castello di Castion, che era stato incastellato con le guerre gotiche, di là del Piave, proprio davanti alla città di Belluno, Castion si chiama Castion perché c'è stato fino all'età scaligera un grande castello vescovile, davanti a un altro paesino che si chiama Sossai, dove è sepolto un altro di questi vescovi inesistenti. Lì c'è la tradizione locale che loro a Sossai hanno questo strano santo solo loro, che è Sant Imdench, sempre quei nomi in dialetto rustico che i glottologi, tornando indietro da Imdench, sarebbe Ingenuus. E Ingenuus, anche qua, non esiste
il Sant'Ingenuus, né il martirologio gerriniano, né il martirologio romano, e quindi è un altro probabilmente di questi vescovi locali sepolto. E lì non c'è più la sepoltura. Santo Mininus Abes, a Carmenci di Bes, non c'è la tomba di Santo Mininus, ma c'è il titolo, è rimasto il nome, sono tutte chiese che siamo in un'area comunque altissima presenza di terremoti, e quindi ogni 50-100 anni quel tipo di chiese crollavano, non perché arrivavano i barbari, ma perché arrivava il terremoto. Il record di visibilità è quella che a Belluno si chiama San Liberale, ma il nome di San Liberale gli viene dato nell'Ottocento per motivi politici ottocenteschi, quindi un santo anti risorgimentale. In realtà è stata sempre nell'antichità San Daniele, e San Daniele ci racconta, quando viene utilizzata è sempre San Daniele nella fossa dei leoni, quindi San Daniele centro cattolico in un'area ariana, e la chiesa di San Daniele o San Liberale per i bellunesi è ancora a croce greca, è sicuramente antichissima, ha le lesene esterne, ha una mini cripta, è una chiesa che sta dentro questa chiesa quadrata, forma croce greca, ma che starebbe dentro questa stanza, con appunto una mini camera sepolcrale con due nicchie in cui ci stavano due corpi santi, evidentemente. Le reliquie sono andate perse, non si sa chi ci fosse sepolto, ma la cosa divertente è che questa chiesa di San Daniele, San Liberale, è circondata sui tre lati, da un lato è contro il Monte Serva, quindi da lì è dirupato, un lato è in alto, dagli altri due lati ha due San Michele, San Michele di Cavarzano e San Michele a Fiammoi, e appena sotto ha Sala, quindi come dire, anche qui hai una cripta sepolcrale con probabilmente due vescovi o un vescovo e un diacono, tipo i Santi Ermago e Fortunato, sepolti insieme. Poi le reliquie sono state probabilmente alla fine dell'età longobarda, o più probabilmente al momento della fine dello scisma tricapitolino, tutti quei vescovi vengono riportati in Duomo, ma anche là le cattedrali di Belluno hanno avuto una tale serie di rifacimenti che molti sono andati perduti. Nel 1003 viene trovata la lastra in Duomo con la sepoltura di un Episcopus Cosma Africanus, che non è in nessun elenco vescovile. Quindi questo è solo per dire, ci sono una serie di vescovi che sono sicuramente esistiti, non sono nell'elenco vescovile. I vescovi ariani, che sicuramente erano nell'elenco ufficiale tenuto nei registri curiali, quando si chiude lo scisma tricapitolino vengono tutti cancellati, e soprattutto dopo la conversione definitiva e finale dei Longobardi al cattolicesimo vengono cancellati, ma probabilmente non sapevano più in che ordine rimettere i vecchi vescovi. Il fatto che tornino, che vengano riportati i vescovi sepolti fuori nella cattedrale, è documentato per Verona, è documentato per Milano, che ci sono le grandi processioni che riportano i vescovi cattolici nella loro chiesa. Per Belluno l'unico che è documentato è San Lucano, che c'è un momento nell'VIII secolo in cui San Lucano dall'Agordino viene portato in processione a Belluno e gli fanno la chiesa a fianco del Duomo, la chiesa di San Lucano, con un culto che sarà un culto canonicale. Ma l'altra cosa che ci racconta di questa toponomastica per antagonismo, quella di cui stiamo parlando adesso, in cui le due chiese o le tre chiese devono marcarsi a vicenda sul territorio, è, come si parlava oggi, il cuneo bizantino che esiste e resiste, perché i Longobardi quando arrivano si ritrovano comunque con una pianura veneta che all'epoca è potentemente bizantina, è stata riconquistata sanguinosissimamente da Giustiniano 15 anni prima, quindi i bizantini non sono prontissimi e felici di cederla istantaneamente. Quindi prima devono reinventarsi, come abbiamo visto prima con gli scavi a San Donato di Lamon, una viabilità alternativa che riesca a collegare Cividale con Trento, in modo che i ducati riescano ad arrivare fino a Torino, fino a Pavia, a riuscire a tenere insieme la rete territoriale, anche se hai buona parte della pianura, quantomeno veneta, ancora in mano ai bizantini. Però poi man mano che i bizantini invece fanno le loro conquiste o riconquiste, perché ci sono onde varie, momenti vari che non vale la pena qui di seguire nel dettaglio, ma uno dei momenti chiave è le vittorie persiane contro i sassanidi di Eraclio. Sapete che anche là, dopo varie guerre, nel 628 Eraclio riesce a riconquistare la Santa Croce che i sassanidi avevano preso a Gerusalemme, se l'erano portata a Ctesifonte, in piena attuale Iraq, e
con preda di guerra, Eraclio riesce a fare questa straordinaria catabasi e poi anabasi, a vincere, sbaraglia i Sassanidi e si riporta tutte le reliquie a Costantinopoli e torna con la Santa Croce nel 628. È uno dei momenti in cui, in quel momento, il nuovo confine, il nuovo santo terminale, il terminus latino che era anche sacrale, è il momento in cui davanti alla Farra dal Pago mettono Santa Croce del Lago. Tutta la sinistra piave era bizantina, in tutto il castionese, per intendersi tutto il Ponte Alpino, al di qua del... Stessa cosa davanti alla Farra di Mel, il paesone di Pialdier ha la chiesa col titulum di Santa Croce. E queste sono evidentissime prove che dopo il 628, quando comunque Eraclio manda il più grosso pezzo della Santa Croce appena recuperata, è quello che tuttora è conservato, perché non ci sono passate le crociate, che è tuttora conservato a Grado, qua in Veneto, hanno il Triveneto, cioè il più grande pezzo della croce recuperata a Ctesifonte, e altrettanti erano tutti piazzati appunto come reliquia apotropaica ovunque ci fosse un nemico o un confine da segnare in maniera sacrale. E ancora, e veniamo e concludiamo con l'onomastica familiare tra Belluno, Ceneda e Cividale, tra persistenza e mobilità, evoluzione e conversione linguistica. Cominciamo parlando di, come titoletto collettivo, in maniera un po' turistica, possiamo parlare di Le Terre dell'Orso, che era una volta il nome che si erano dati quelli di Arabba. La Historia Langobardorum, libro sesto, verso 26, capitoletto 26, è l'unico in cui si parla appunto di questo Billo di Belluno, padre di Pemmo, duca del Friuli, a sua volta padre di due degli ultimi re longobardi, Ratchis e Astolfo. Questo Pemmo ha questo nome, Pemmo o Pemmone, scegliete pure quale delle due varianti dare. Pemmo è un nome comunque raro nello spoglio che ha fatto la Franco Vicionesti di tutta l'onomastica longobarda e viene dalla parola germanica Beran, cioè l'orso. Pemmo vuol dire orso. Il nome è quello, si chiamava Orso. Questo non ci può che far ricordare che qui a Ceneda c'è il duca Orso di Ceneda, che si chiamava Orso o si chiamava Pemmo? Cioè, sono quei casi in cui hai la stessa famiglia che è contemporaneamente che a casa, in privato, sei longobardo e parli ancora tedesco, fuori devi parlare latino. Quindi non so quale fosse il suo nome, comunque è passato alla storia come Orso di Ceneda e va benissimo così. A Feltre, ne abbiamo già parlato con qualcuno oggi, c'è conservato nel Museo Diocesano l'enorme, straordinario calice, e anche quello degli stessi anni dell'arrivo dei Longobardi, il calice del diacono Orso. E ti racconta in quel caso che nel VI-VII secolo c'era questo grande calice liturgico da 5 litri, teneva 5 litri di vino di quando si faceva ancora la comunione tutti nelle due specie, poi appunto non riusciranno più a coltivare o a spedire il vino a nord intendo nelle Germanie o peggio ancora in Inghilterra, e quindi c'è la riforma liturgica che solo il sacerdote può bersi il vino, ma non perché fossero furbi, perché non esisteva più vino e tantomeno riuscivano a commercializzarlo, e quindi ci sono una serie di, si restringono i calici e al clero, solo il clero può avere le due specie e al popolo dai solo la particola. Ma insomma anche il calice del diacono Orso è il calice del diacono Orso, quindi c'era questo nome che in quest'ambito tra Valbelluna e Cenedese circolava ed era un nome comunque importante. E soprattutto questo nome, questa radicale Beran che sta per Orso, 853, quindi siamo già in età franca, nel documento in cui compaiono per la prima volta i nomi dei nove canonici bellunesi, uno dei nove si chiama Peredone, che è un suddiacono, e la prima parte di questo Pere è esattamente lo stesso Beran che abbiamo visto prima. Ancora nel 1139 c'è sempre all'interno del clero del Duomo di Belluno, un presbiter Peredeo, e in questo caso c'è un composito Bera Deua, che sta schiavo dell'orso, servo dell'orso, quindi comunque uno che era invasato dall'orso, come la storia dei berserker, dei lupi viventi che andavano a fare la guerra, quindi insomma erano dei normali nomi longobardi, delle regole compositive del longobardo. E ancora 1333 a Taibon c'è un sacerdote, Peredeo de Taibon, de Taibono, quindi ancora nel 1300 un nome del genere non esiste, San Peredeo, e non c'è nessun testo letterario che abbia fatto diventare famoso il nome in base al quale la mamma o il papà possono aver deciso di chiamarlo perché era un nome di moda, non era minimamente di moda, se no perché avevi un bis nonno che si chiamava o che si riallacciava a questa sequenza di quelli che in famiglia si chiamavano Orso. Sul sistema onomastico,
Dicevamo, questo Pemmo che abbiamo appena visto ha per moglie Ratperga e ha tre figli. Astolfo, che avrà le sue storie fino ad arrivare a Ariosto che lo manderà sulla Luna, ma anche Ratchis, l'altro re, e Ratkait, che avrà la figlia, Ratchis avrà una figlia Ratruda, il che ci dice che stanno pienamente, siamo in piena età longobarda, anche se alla fine, il sistema onomastico, come avevamo visto all'inizio con Adelaide, che ha il figlio Adelardo, in cui comunque prendi un pezzo del nome del padre o della madre e devi darlo al figlio. E quindi appunto hai questa Ratperga, che ha il figlio Ratkait, e l'altro Ratchis, che avrà la figlia Ratruda. Nel diploma di Berengario del 923, tra il clero bellunese c'è il presbitero Ratpodo, quindi ci dice che comunque in ambito bellunese questa era una sequenza che andava ancora tenuta e che le famiglie hanno mantenuto, e sulle storie di Ratchis e di Astolfo ovviamente non vi intrattengo, che tutti gli storici longobardi sanno tutto di loro. Comunque quello che viene fuori è che c'è un evidente legame comunque parentale che unisce Cividale, Ceneda e la Valbelluna in un ambito che all'epoca era abbastanza di interscambio. Billo era bellunese, si sposta a Cividale per altri motivi, non ci dice quali fossero i motivi o con chi avesse litigato per trasferirsi là, ma suo figlio diventa duca del Friuli e i suoi due nipoti diventeranno re di Rex Langobardorum. Quindi comunque c'era questa elite interscambiabile tra Belluno, Ceneda e Cividale. E ancora la longue durée, come amano dire gli storici francesi, di questa presenza longobarda in questo triangolo alto del Veneto finale, trova secondo me delle attestazioni indubitabili seguendo la documentazione onomastica che ha queste tracce longobarde evidentissime. C'è una serie di famiglie, i Tassiloni o Tassinoni, in cui nel 1183 compare un Rulgardo de Tassinoni, nome ovviamente longobardo. E sui castellani di Zumelle, sulla tradizione della famiglia di Zumelle, ci siamo già detti, ma c'è un Ermenfrito e in quegli anni c'è un Ermenfredo, il vescovo di Belluno, e siamo sempre con nomi longobardi. L'ultimo console di Belluno, prima che arrivino i podestà, quindi nel 1199, si chiama Airoldo, nome longobardo, e da cui deriveranno una lunga serie di cognomi bellunesi, Roldo, Darold, Darolt, e tutti nella zona di Tisoi, paesino del Arimanno Tiso, che aveva tutta la sua masnada, la sua tribù lì a Tisoi, il paese prende il nome da questo personaggio longobardo che viene installato lì. E ancora 1075 c'è un nobile bellunese che si chiama Turisindus, che dona i suoi terreni all'abbazia di Freising. 50 anni dopo c'è un vescovo Turisendo da Corte, e da Corte o De Curia è una delle grandi famiglie bellunesi dell'epoca, sempre famiglie nobili. 1184 c'è un Garus de Mussono, famiglia da Mussoi. Garus è un nome longobardo che non ha nessun'altra attestazione se non quella l'unica giustificazione che sia un nome familiare. Altiprannus de Ardo, Grimaldus de Pasa, tutte famiglie nobili che saranno famose fino all'arrivo di Venezia, alcune poi si estinguono. Sulla questione dei piloni che deriverebbero dal billo che abbiamo visto bellunese, nonno dei due re Astolfo e Ratchis, legato appunto alla famiglia dei piloni, ho già scritto nel 2005, per chi vuole, cioè un estratto in cui viene raccontata documentalmente tutta l'ascendenza della famiglia dei piloni fino ad arrivare all'età longobarda. E ci sono altri nomi ancora più incredibili, Faraone, che è un nome che dice, ok, cosa c'entrerà? Non c'entra niente, invece c'è un faraone citato nella storia Langobardorum ed è un ipocoristico di Faroald. Il nome più famoso che ha molte presenze documentali e epigrafiche è il nome Faroaldo, ma esiste l'ipocoristico. L'ipocoristico è quando sui due elementi del nome diventa nome un solo elemento, un nome assoluto, che non è attestato documentalmente e epigraficamente in Italia, ma noi a inizio 400 abbiamo un documento a Belluno di uno di quelli che si ribellano al primo arrivo di Venezia ed è il nobile Faraone di Casteldardo, che si chiama Faraone di nome ed è solo un nome longobardo. I primi registri parrocchiali post-tridentini attestano ancora a Farra dal Pago, non a caso, il cognome Faraon, che poi compare ancora solo a Santa Croce del Lago, ultima citazione 1612, poi arrivano le pestilenze seicentesche e il cognome scompare. Ma insomma, intendo, in area longobarda abbiamo questo nome che è ancora esistente. E chiudo, la lasciamo perdere, andiamo proprio velocemente, Mamberto de Castello, Di Perto de Castello, la famiglia De Spiceroni, che ha una serie di personaggi che si chiamano Ricivido, Dondolo,
e sono nomi che hanno un senso solo in sequenza onomastica familiare, Zusso de Cesa, che è altrettanto quello che darà il nome di Dussoi, Zillo da Tisoi, ce ne sono vari altri, e poi è un nome che si incrocia semmai in età franco-lombarda con Gilles, che diventa Zilli, quindi questo è un nome che si diceva prima, ha un senso quando viene dato e ne acquista un altro nel 1002. E ultima cosa, riletture toponomastiche, abbiamo visto Farra dal Pago, Farra di Melle, Farra di Feltre, ci sono posti altrettanto famosi tipo Spert e Broz nella via patriarcale, che era la via a nord di Belluno e a nord del Trevigiano, quando il Trevigiano era ancora, compresa la sinistra piave bellunese, in mano bizantina, e a loro serviva una via per i Longobardi per andare da Cividale fino a Trento, e passava appunto probabilmente per il Cansiglio, con tutta questa serie di nomi longobardi che ci sono, vicino a Spert e Broz, che sono già stati studiati ampiamente anche da Giambattista Pellegrini e tanti altri. Lì vicino c'è una località, un pezzo in mezzo al bosco, una radura nel bosco, che si chiama Tanon. E anche qua esiste il longobardo Dana, documentato a Pistoia come Tano Tanonis, Pistoia 726, Spoleto 753, che ci dice che probabilmente è un terzo nome longobardo al controllo di questa via patriarcale che univa Aquileia a Trento. E poi Sala, ce lo siamo già detti, tutti i Ronc, noi in provincia, o perlomeno nel Bellunese, non ho mai visto nessuna Braida, Breda o Brera, mentre i cognomi da Ronc, Ronchi, Roncada, Roncan sono numerosissimi. Su Tisoi, Tiser, Gosaldo, Voltago, Agordo hanno già scritto in molti altri. Per rifarsi a qualcosa che è stato detto stamattina, il nome più straordinario, il toponimo più straordinario è Vodo di Cadore, e Vodo è ipocoristico per Votan, è esattamente un longobardo che si chiamava Votan, che va a stare lì e il suo nome personale diventa Vodo, ma insomma, abbiamo un paesino che si chiama Odino. E poi via via ci sono vari altri minori, Antole, Salce, che è una delle varianti di Sala, Saliz, Modolo, che è anche un filare alberato e con avvallamento, insomma, tutta una serie di altri nomi minori che finora non erano ancora mai stati presi in considerazione, ma che ci dicono che ci sono molte strade aperte per riuscire a capire un po' meglio gli anni dell'insediamento longobardo, quindi proprio quelli prima della sconfitta, prima che Rota ribruciasse Padova. C'è quel momento in cui c'è il primo arrivo, ed è un arrivo molto radicato che fa questo tipo di scelte che abbiamo visto. In conclusione, toponomastica dinamica, quindi dobbiamo immaginarci queste compresenze antiche che si influenzano e si determinano reciprocamente cambiando nel tempo. E anche l'onomastica periferica, che è comunque conservativa perché siamo in periferia, con tracce illuminanti per riuscire a riconoscere ancora oggi i possibili casati di origine longobarda arrivati nel 568 con Alboino, e che alcuni dei quali sono ancora parte della storia bellunese di oggi. Grazie.